Eccoci, buonasera a tutti, bentrovati con questo appuntamento di formazione targato Unicredit, come vedete alle mie spalle, un bel backdrop azzurro come il cielo di Milano, ma soprattutto anche come il cielo che credo che sia molto azzurro e soleggiato da Pietro Di Lorenzo. Ciao Pietro, buonasera, bentrovato. Buon pomeriggio, iniziamo proprio nel modo giusto. Temevo che iniziassimo in bianco-nero, visto la tua fede calcistica, e invece azzurro è un colore con il quale, sai, mi sento particolarmente a mio agio, quindi grazie per questo backdrop che mi fa sentire A bene il feeling. casa, a casa. Beh, benissimo. Si vede un bel sole, per fortuna, diciamo che questa primavera, quasi in primavera, un po' anticipata, insomma, inizia a fare parte anche dei nostri appuntamenti di formazione che, come sempre, ricordiamo, sono molto intensi e ricchi dal punto di vista sia dei contenuti che delle novità. Quest'oggi, tra l'altro, con Pietro, per chi non avesse avuto modo di vederlo, siamo stati insieme in compagnia sulle fonti TV, dove appunto questa mattina, come ogni mercoledì, abbiamo fatto un intervento parlando di mercati, di volumi e di certificati. Quindi, diciamo, una giornata passata insieme, trascorsa insieme. Quindi, per chi volesse, e lo ricordo ancora, rivedere la puntata di questa mattina, ma anche per chi volesse rivedere questo webinar, che ricordiamo a tutti è registrato, basterà andare sul nostro sito, che è www.investimenti.unicredit.it, sezione One Markets. One Markets TV, per appunto per le puntate TV del mercoledì e del venerdì, mentre per quanto riguarda i webinar, nella nuova sezione Webinar, categorie e novità, dove troverete appunto un nuovo layout. E qui c'è anche la faccia di Pietro, insomma, Pietro, il tuo faccione che ci fa compagnia. Ammazza, vietato ai minori di 18 anni, bisognerebbe mettere. No, Vabbè, vedo sei che famoso. in prima fila l'alopecia regna, vedi, vedo i capelli fanno perdere, i mercati fanno perdere i capelli, sono in buona compagnia, direi che sono il più capellone alla prima fila, Sei giusto? più capellone, infatti ti abbiamo messo per primo, basta cliccare su Pietro Di Lorenzo, trader e formatore e fondatore di SOS, per arrivare e giungere alla pagina Dei dei webinar barbieri. di Pietro. I barbieri farebbero la fame con noi. Va bene. Scusate, detto questo, bisogna prendere anche un po', diciamo, i mercati con spirito e con allegria, come Pietro, insomma, sa insegnarci. Detto questo, diciamo che Pietro, in realtà, appunto, è una giornata particolare, perché per buona parte della mattinata siamo stati accompagnati da un mood positivo, che in realtà negli ultimi minuti, appunto, di questo pomeriggio si è invertito verso una negatività generalizzata sia del nostro indice, appunto, che del mercato americano. Quindi, detto questo, visto che siamo in una situazione un po' particolare di mercato, quindi che dove regna un po' un'incertezza, non solo però legata alla Russia e all'Ucraina, ma un'incertezza comunque legata al rialzo dei tassi, l'operato delle banche centrali, l'obiettivo del webinar odierno era un po' capire quali sono le strategie, giusto, da poter impostare per fronteggiare i mercati, se non erro. Corretto, Pietro? Guarda, Riccardo, anzitutto un saluto e un ringraziamento. Vedo che siamo piuttosto numerosi oggi questo webinar, mi fa piacere, quindi ringrazio e faccio i complimenti alle persone che si sono collegate perché in ogni caso la formazione, diciamo, sono in quel gota di persone che credono che la formazione sia un prerequisito per avere successo sui mercati. L'idea che ho avuto oggi, se per te va bene, è ho stilato un piccolo decalogo, fra l'altro l'ho fatto in PowerPoint, quindi anticipo alle persone che se non c'è bisogno che prendano appunti o facciano screenshot perché glieli mando volentieri alla fine del webinar, basta che mi scrivono info@sostrader, su quelle che sono le modalità operative che sto utilizzando in questa fase di mercato particolarmente complessa. Anche qui devo fare outing, onestamente veramente il mercato è difficile, almeno per quanto mi riguarda, è difficile. È veramente tosto mantenere la lucidità,
perché anche oggi è un attimo che il mercato gira, cambia umore e poi va sulle montagne russe, e poi l'overnight è ansiogeno perché temi sempre che una news sconvolga tutta la tua strategia. Quindi onestamente devo dire che nonostante adesso sia quasi da oltre 20 anni sui mercati, raramente ho assistito a una fase così delicata e quindi ho stilato questo brevissimo decalogo nel quale vi racconto quello che sto cercando di fare in questa fase così delicata. Poi naturalmente c'è Benissimo. una parte operativa con una serie di idee che vorrei insomma commentare insieme, ma se per te va bene, Rick, la priorità la darei sempre a chi ci ascolta. Quindi Assolutamente. se avete domande, curiosità, analisi su un titolo, su un sottostante, nonché su un certificato particolare, questo sarà un webinar di servizio, nel senso che, come sempre, l'obiettivo non è farsi belli o insomma, specchiarsi nelle proprie conoscenze, ma è proprio il contrario, cioè scambiarsi conoscenze penso che sia la cosa che può arricchire tutti noi. Quindi se per te va bene, io adesso non vedo la chat, però Allora, se tu hai delle per me va domande. benissimo, assolutamente sì, per me va benissimo, anzi, più rendiamo i webinar, i percorsi di formazione, diciamo, interattivi, meglio è, insomma, per tutti, soprattutto in questo modo riusciremmo o riusciremo a eventualmente ad andare a ripianare qualche dubbio recente o passato legato all'operatività o ai prodotti. Detto questo, Pietro, io ti passerei lo schermo così ci mostri Ok, il io tuo nascondo la webcam, la aspetta, la webcam. voglio levare, la webcam che insomma non è un bel vedere, almeno E allora, per allora. par condicio, la nascondo Siccome pure devo. io momentaneamente. Ok, no, ma andiamo magari più mi confermi che vedi. Te lo confermo, te lo confermo. Fantastico. Ti sento un po' a tratti, devo dire la verità, in questo momento, Pietro. E allora Riccardo, levare la telecamera migliorasse, invece no? No, Dimmi guarda, un po'. proviamoci. Proviamo. Dai, allora il tema è questo, un grafico è più emblematico di 100 parole e quindi ti mostro quello che sta succedendo. Mi senti? Sì, vai. Ah, fantastico. Pardon, scusami. Dicevo, questo è il grafico del FTSE MIB Future. È evidente come a partire dalle 16, dopo una mezz'oretta dell'apertura dei mercati americani, avevamo aperti alti, avevamo consolidato e poi il mercato è venuto giù di quasi 400 punti in un'oretta e mezzo. Anzi, meno in 70 minuti. Questo è un po' quello che cercavo di dire prima, cioè un mercato che ti spiazza. Questo, ad esempio, è il grafico Stellantis, ha dato i risultati positivi, il titolo è arrivato fino a 17,50, quindi più 7 dispari per cento, e poi è venuto giù brutalmente. Per non parlare del grafico di Campari, oggi giornata emblematica, il titolo era quasi a più 3 nel momento della pubblicazione dei risultati, e abbiamo assistito a questo sell-off che insomma ti lascia un po' col fiato sospeso, no? Se non sei reattivo qui ti rovini, parliamoci francamente, perché sei passato da più 3 a meno 8, se non reagisci qua ovviamente ti rovini la giornata e probabilmente pure la settimana. Grafico di Saipem emblematico e quant'altro, insomma, non voglio annoiarvi sui singoli temi. Se avete un tema di vostro interesse, fate voi le domande sul tema di vostro interesse. Io, se per te va bene, andrei subito a affrontare il tema del decalogo, cioè come Assolutamente. è opportuno muoversi in tempi di guerra. Allora, esplodo le slide, sarò molto breve perché so che le slide risultano indigeste ad alcuni e preferiscono i mercati, però insomma partiamo da qui e poi andiamo sulla parte operativa. Allora, i venti di guerra adesso non voglio neanche parlare di questo tema perché penso che tutti noi siamo bombardati adesso da questa questione ucraina. Se ci pensi, Riccardo, stavamo
Stiamo abbassando la tensione dopo 2 anni di news sulla pandemia, su bollettini di morti e quant'altro. Appena si abbiamo iniziato un po' a respirare, è venuta fuori quest'altra notizia angosciante che insomma farà crescere il mercato degli ansiolitici, perché non c'è veramente un attimo di respiro. Se ci pensi, proprio appena, facci caso, appena si è abbassata la tensione sul fronte pandemia, si è alzata sul fronte geopolitico. Entrambi le cose, diciamo, non ci rendono i sonni probabilmente un po' più complessi rispetto agli standard. Ma insomma, tant'è, il tema è chiaramente proprio in una battuta velocissima, i mercati odiano le incertezze. Adesso questo conflitto, diciamo, potenziale che potrebbe svilupparsi ai confini dell'Ucraina, secondo me è molto pericoloso, perché non si riesce a delinearne gli sviluppi, nel senso che la durata potrebbe essere indefinibile, i coinvolgimenti di altri paesi potrebbero essere indefinibili, gli interessi economici sono enormi, perché la Russia, come sai, insomma, ha un ruolo molto importante nelle forniture di gas, e proprio in questo momento di alta inflazione un eventuale contingentamento su questo tema sarebbe ulteriormente critico, nonché anche sul tema dei grani. Ad esempio l'Ucraina viene detto il granaio d'Europa, perché soprattutto sui grani teneri è particolarmente forte. Un eventuale anche qui contingentamento dell'offerta creerebbe ulteriori sbilanci con dell'elasticità sui prezzi e quindi sull'inflazione. Quindi tante, tante le implicazioni che potrebbe avere, e il mercato per ora onestamente sta mantenendo abbastanza i nervi saldi, nel senso che nonostante, insomma, le truppe di Putin si stiano muovendo, per ora sembra in alcune regioni limitate dell'Ucraina, però insomma è molto complesso capire che cosa potrebbe succedere. Quindi il tema è questo: così come quando tu sei in auto e magari sei su una superficie asciutta, no? Sei su una giornata così, non so, e te magari a un certo punto arrivi in autostrada e ti arriva lo scrollone d'acqua forte, no? Allora è chiaro che tu devi cambiare stile di guida, cioè devi, nell'arco di pochi minuti, devi customizzare poi il tuo modus operandi rispetto alle condizioni che cambiano. E quindi tipicamente non puoi prendere più una curva come la prendevi 5 minuti prima, e quindi qui c'è il tema della prontezza, no? Essere immediatamente, cambiare lunghezza d'onda, no? Operare con delle metriche diverse rispetto a 2 settimane fa. È decisivo, perché come vedi, se tu hai una indecisione, che succede? Che il portafoglio si blocca, nel senso che tu magari sovrappesi troppo degli asset, inibisci troppa liquidità su temi che vanno in sofferenza, hai pochissimi margini di manovra. Questa è la mia esperienza, Riccardo, è il momento più delicato per gli investitori privati, che spesso proprio in queste fasi qua si incagliano i portafogli e poi entrano in quella modalità orribile che la pazienza, dice, vabbè, io adesso chiudo tutto e spero che fra un anno i prezzi tornano ai livelli che ho comprato, che è una cosa secondo me drammatica, no? È come quando tu sei in barca e magari in barca a vela non riesci più a trovare la rotta e dici, c'è di nuovo, aspetto che il vento mi riporti a terra, che per carità potrebbe anche succedere, però non è un buon atteggiamento, no? Il marinaio vero, certo, non si lascia in balia delle onde. Quindi adesso è importante avere grande freddezza e soprattutto la capacità di cambiare il modus operandi. Allora, 10 cose. Io posso farti una domanda, poi Vai. non so se l'hai, magari mi risponderai successivamente, Pietro, Proviamo. ma anzi, rispondimi successivamente, così poi ti lascio andare. L'utilizzo di un certificato, soprattutto i certificati magari a capitale condizionatamente protetto, in momenti di difficoltà, possono essere utili e possono essere inseriti all'interno dei portafogli e utilizzati come strumento per ridurre un po' la volatilità e per proteggere parte del capitale? Ti faccio questa domanda, ti lascio andare, poi magari mi rispondi successivamente. No, ti ringrazio per avermi spoilerato il webinar, perché adesso possiamo No, pure chiudere. benissimo. Hai detto già la fine Arrivederci, del ciao film. Pietro. Bene, mi hai detto già chi è stato del giallo l'assassino, quindi è inutile che Vabbè, continui. vedi, questo è non prepararsi web, andare live, insomma, ha sempre i suoi pro e contro.
Sì, no, confermo che il nostro, diciamo, stile è un po' quello di cercare di intercettare poi le esigenze anche dei minuti, quindi non ci prepariamo prima. Però, insomma, ti anticipo che questo è uno degli argomenti di discussione, viene in realtà anche abbastanza naturale. Però, se vuoi, io seguo l'ordine che ho preparato. Vai pure. A qualche punto arriva proprio il tema che affrontavi tu, ma velocissimamente. La prima cosa da fare è abbassare le size di negoziazione. Se tu, per esempio, magari mediamente entravi sul mercato, dico una cifra a caso, con 5K di controvalore, perché questa è una size che tu ritenevi adeguata, secondo me ha molto senso ridurla in maniera drastica. Perché? Perché questo viene un po' naturale col secondo punto. Quando la volatilità è molto ampia, è inevitabile dover allargare gli stop loss. Anche qui è intuitivo, no? Nel senso che se tu, per esempio, stai combattendo con un pugile, sei sul ring di pugilato. Oggi mi vengono molte metafore, non so come mai, abbiate pazienza, mi vengono così. Sei sul ring di pugilato, stai combattendo con uno che è alto 1,70 m, è chiaro che gli puoi stare sufficientemente vicino perché lui ha le braccia diciamo lunghe, non lunghissime, ma se combatti contro uno di 1,90 lui ha le braccia più lunghe e quindi devi tendenzialmente stare più lontano proprio per evitare di prendere troppi cazzotti, no? Quindi il tema della volatilità è questo, cioè gli stop devono essere customizzati rispetto alle condizioni di volatilità. E allora se tu per esempio investi, faccio anche qui banalizzo, no? Sempre 5.000 euro di controvalore e metti uno stop loss al 5%, devi essere pronto a prendere uno stop loss di 250 euro. Ma visto che lo stop lo devi un po' allargare rispetto agli standard, perché la volatilità se no c'è il rischio che ti prenda e poi ti fa, insomma, ti prende in maniera fallace, no? Lo stop che non diventa una protezione ma diventa una sorta di intralcio, tu magari dovresti utilizzare una size, che ne so, di 2.500 euro con uno stop loss non più del 5 ma del 10, in modo che la perdita monetaria rimane di 250 euro, la perdita monetaria massima, ma utilizzi uno stop loss un po' più ampio proprio per dare adito al mercato di avere anche delle escursioni più brutali che sono tipiche di questo momento. Quindi primo e secondo punto sono abbastanza legati, quindi abbassare le size per avere la possibilità di allargare leggermente gli stop loss. Terzo tema fondamentale, ridurre l'operatività multi-day. Perché? Perché tu dici, vabbè Pietro, ma a me che mi frega, tutto sommato io metto i miei stop che so, al 3%, al 5%, al 10%, più di quello non posso perdere. E invece non è così. E lo dimostra ad esempio la seduta dell'altro giorno, no? Che si è aperta a meno 3, con alcuni titoli che in apertura facevano meno 6, meno 7, e chiaramente quello, lo stop loss funziona quando i prezzi girano, ma se c'è un'apertura in gap down, no, che è del tutto legittima, perché immagina che in nottata arriva una notizia che le truppe russe vanno verso Kiev, dico una cosa che nessuno di noi si auspica, no, però è del tutto legittimo. E il mercato che fa? Non è che ti dà, non è che apre a meno 0,50 e poi va a meno 5. E tipicamente ti apre già a meno 5 e quindi i stop loss scattano. Quindi quando tu hai le operazioni multi-day non riesci a controllarle, cioè non hai un controllo rigido. E questo vale ancora più nei weekend, dove chiaramente sui mercati regolamentati c'è il venerdì e il sabato dove possono succedere un sacco di cose e quindi ancora di più sei spiazzato. Quindi il multi-day diventa molto rischioso perché le posizioni quando il mercato è fermo sono assolutamente fuori controllo. Quindi tendenzialmente è bene provare a limitare l'operatività soprattutto all'intraday dove invece hai il pieno controllo delle posizioni. Quarta strategia, e questa la vedremo se vuoi nella parte finale con degli esempi pratici, coprire almeno parte del portafoglio. Abbiamo accennato già questo tema nell'ultimo webinar che abbiamo fatto, quindi chi vuole può tranquillamente andare a riprenderlo anche sul mio canale YouTube. Il tema è questo, se tu per esempio hai un classico portafoglio Azioni Italia, no? Con le principali blue chips e quant'altro, magari anche in forte guadagno, anziché subire il mercato passivamente, no? E stare lì col fegato eroso a capire come si sviluppa la situazione esogene, no? Sulle quali non puoi avere controllo, non vuoi liquidare tutto perché ci credi e non vuoi pagare capital gain, puoi coprire il portafoglio magari facendolo con dei turbo short, turbo certificate short, e se vuoi poi andremo a fare insomma molto rapidamente, ma questo l'abbiamo più o meno già visto nell'altro webinar, quindi non so se vale la pena di approfondire.
Quinto tema, utilizzare prodotti a capitale condizionalmente protetto. Questo era quello che tu, diciamo, l'assist che mi hai dato, nonché lo spoiler che hai fatto prima. Qual è il tema? Io ti ho fatto una domanda, tu potevi dirmi, sì, esatto, e però, vedi, la mia domanda ha trovato risposta nelle tue slide, sì. Hai ragione. No, il tema qual è? Che anziché andare su prodotti che hanno, come dire, un payout lineare, no? Cioè se indovini la direzione, quindi il prezzo sale, guadagni, se il prezzo scende, perdi, potremmo, come dire, alterare il rapporto rischio-rendimento utilizzando prodotti a capitale condizionatamente protetto. E poi nel finale ti mostrerò praticamente quelli che ho selezionato, anche con delle idee operative. Qui il tema è non lucrare solo quando il prezzo sale, ma prendersi tre casi, diciamo, tre casi su quattro di guadagno. Cioè, sostanzialmente, adesso banalizzo al massimo, se ci pensi, quando tu entri in posizione possono succedere quattro cose. Che il prezzo sale poco, sale molto, scende poco, scende molto. Sostanzialmente con un prodotto a capitale condizionatamente protetto, con una barriera discreta, guadagni nei primi tre casi. Quindi se il prezzo del sottostante sale poco, sale molto, e anche se scende poco. Poi su poco e molto andremo più nel dettaglio a verificare. Quindi anziché avere, come dire, il 50% di probabilità, se sale guadagno, se scende perdo, ti prendi, diciamo, tre scenari su quattro che ti fanno realizzare un profitto. Qui ho aggiunto le barriere discrete. È un discorso analogo a quello che facevo prima sulla volatilità. La volatilità chiaramente rischia di farti scattare le barriere continue, che sono quelle che al tocco fanno perdere la protezione al prodotto. Invece le barriere discrete, ricordo che sono quelle che anche se il prezzo del sottostante va sotto la barriera, il certificato non perde la protezione, perché i conti si fanno alla fine, cioè alla scadenza del prodotto. Se il prezzo del sottostante è sopra la barriera, il prodotto paga il bonus, viceversa replica l'andamento del sottostante. Quindi qui diciamo, è il tema decisivo, ma su questo ci ritorneremo a breve con gli esempi. Sesto tema, preferire gli indici alle azioni. Evidentemente il rischio specifico dell'azione si somma al rischio sistemico di mercato, e quindi in una fase già ipervolatile probabilmente è meglio andare su dei panieri che per loro natura sono meno volatili, essendo degli aggregati di titoli, quindi una sorta di media degli asset sottostanti, piuttosto che su un singolo titolo, che come magari vediamo adesso il mercato in chiusura, se poi ci guardiamo le ultime battute. Sì, Per chi magari sta volentieri. seguendo il mercato, vedi, si è un po' inchiodato, e la cosa che ti dico su Campa meno 3 su Telecom, una volatilità estrema che comporta, diciamo, problemi più importanti. Evidentemente, FTSE vedi una variazione inizialmente più contenuta Pietro, scusami, su io ti sto migliore per sentendo a questo. tratti, io ti stavo risentendo nuovamente a tratti, non so se è solo il mio audio che va e viene o anche quello degli amici, insomma, che ti sentono a tratti, però se mi confermano che si sente a tratti. A momenti, Pietro, fino ad ora è andato bene. Forse quando apri la piattaforma, Pietro, Ah, perché è ok. andato anche Allora, prima. sai che faccio? Perché questa è una piattaforma che tipicamente prende abbastanza Prende banda. banda. Quindi, Ecco, guarda, ti sì. confermo che in questo momento che le slide sotto, si sente bene. Perfetto. Allora, magari dopo la riapro a mercato chiuso, perché chiaramente sono i push dei flussi in tempo reale che probabilmente ingolfano un po' il Certo. flusso dati. Fa 3 minuti, chiude tutto, poi magari la riapro, magari già la inizio a lanciare. È tutto qua. La riapro, ma non vado con i dati in real time. Okay. Detto ciò, passerei al punto 7. Il punto 6 più o meno è chiaro, è molto intuitivo, no? Il rischio specifico, magari evitiamo di prenderlo.
Settima indicazione, questa dedicata chiaramente a chi opera in certificati, questo anche un po' banale, un po' intuitivo, però neanche così tanto, perché sai Riccardo, tu mi insegni da un po' di esperienza che hai sui certificati, che spesso i clienti, e in primis io, tendono diciamo a farsi ingolosire da prodotti molto golosi, no? Golosi intesi con profitti potenziali certo, molto alti, e lasciano un po' perdere l'elemento rischio, cioè intuitiva, cioè proprio in maniera quasi naturale ci si focalizza più sul rischio atteso che sul rendimento, invece in questo caso è opportuno andare su prodotti a capitale condizionalmente protetto anche con, non solo con barriere discrete, ma anche tendenzialmente profonde. Per profonde intendo almeno il insomma che abbia uno strike lontano il 40% dalla, che abbia una barriera lontana il 40% allo strike, mi sembra diciamo il minimo sindacale in questa fase. Poi questo vuol dire tutto e niente, perché chiaramente dipende molto dal sottostante. Un conto è avere in portafoglio Tesla e un conto è avere in portafoglio un sottostante che sono su un prodotto con sottostante SNAM, che è molto meno volatile evidentemente. 8, non farsi ingolosire dai prezzi a sconto. Questo è un tema secondo me decisivo, Riccardo, perché tipicamente io la chiamo sindrome da supermercato, nel senso che quando tu ad esempio vedi un titolo che quota il 30% in meno rispetto a inizio anno, intuitivamente quello ti sembra un affare, no? È un po' come quando vai al supermercato e vedi l'offerta e dici, caspita, questo ieri costava 3 euro, i biscotti oggi ne costano 2, è l'affare della vita, anche se non mi servono, ti lasci ingolosire dal prezzo. Poi magari manco guardi la scadenza e manco vedi se ti servono. Certo. È un po' fa parte della natura umana. È il classico esempio che oggi potrei fare su Campari, no? Un titolo che se ci pensi ha sempre, che ha sempre fatto brindare gli investitori. Questa è una battutaccia che spero non si... Speravi non fosse stata colta, insomma. No, mi è venuta proprio naturale, non ce l'ho fatta a resistere. E invece adesso diciamo lo spritz sta andando un po' di traverso, soprattutto oggi, e anche lì c'è un tema abbastanza diciamo di finanza comportamentale, no? Un titolo su cui spesso hai guadagnato nel passato, è un titolo su cui hai un legame, no? Si instala un legame affettivo, cosa sbagliatissima, e questo è un tema molto frequente sul mercato italiano in questa prima parte, perché proprio i titoli che sono stati più fedeli all'investitore in termini di performance negli ultimi anni stanno facendo fatica. Se ci pensi, le Interpump, le Campari, le stesse Ferrari, che hanno sempre fatto bene, cioè sostanzialmente a qualsiasi prezzo le compravi, poi queste facevano sempre massimi su massimi, e quindi potevi anche sbagliare il timing, intanto avevi la sicurezza che il prezzo tornava a salire. Questi hanno fatto proprio danni nei portafogli, perché adesso ti sembra inconcepibile, no? Che Campari da inizio anno perda così tanto, lo stesso per Interpump e quant'altro. Quindi il prezzo e il valore sono due cose diverse, nel senso che bisogna evitare di dire ma adesso figurati, che ne so, anche banalmente le stesse Enel a 6 euro. Cioè, ma Enel per anni è stata così, cioè, non perché, non so come dire, il prezzo a sconto rispetto a X settimane o mesi fa non è di per sé un elemento per acquistare. Nono diciamo voce del decalogo, evitare di prendere un coltello mentre cade. Questo è un famoso detto che si usa a Wall Street. Un coltello mentre cade è tipicamente un prezzo che scende in maniera molto violenta, no? Quelle discese che ti levano il fiato, che abbiamo visto oggi ad esempio su Campari, ma recentemente su Facebook e su tantissimi temi così. Anche lì il fatto è sconsigliabile prendere un titolo che va in picchiata all'ingiù, cioè lasciarsi ingolosire da un titolo che crolla non è una buona cosa. La cosa migliore che mi sento consigliare è non evitare necessariamente l'operazione in mid reverting, cioè in controtendenza, ma aspettare quantomeno che i giapponesi nei trattati di Candlestick dicevano la frana che si ferma. È presente quando dopo una frana iniziano a cadere gli ultimi pezzetti di terreno o di cosa. Tu non devi entrare quando la frana è in corso. Puoi anticipare un po',
aspettando però che diciamo gli ultimi sassolini cadano, però non proprio nel pieno della frana, devi provare a dire vabbè, adesso vado sperando proprio che si ferma quando io entro e quant'altro. Ultimo, monitorare costantemente il mercato. L'abbiamo mostrato prima, ma ti potrei fare decine di casi nelle ultime giornate. Arriva una news che poi viene smentita, che poi ne arriva un'altra, tutto cambia in pochissimo tempo. Considera che io prima stavo facendo una call, mi hanno un attimo staccato al monitor perché sennò mi distraggo se guardo i prezzi mentre parlo, adesso ho un'età, non riesco più a fare due cose insieme, quindi mi son visto il mercato che ha cambiato molto nel giro di 20 minuti che ero, avevo una call alle 16 e poi è durato un quarto d'ora, insomma era un altro mercato dopo 15 minuti, e questo è un po' quello che sta succedendo. Quindi brevissimo decalogo, per certi versi per alcuni potrebbe essere anche banale, ma insomma io quello è ciò che io sto facendo personalmente per cercare di venirne a capo su una situazione così, così complessa. Adesso se vuoi e se ci sono domande passerei alle domande, se no io magari ti propongo una serie di tre idee operative. E poi se vuoi, se ti interessa e c'è qualcuno che sì, non ha visto il webinar l'altra volta sulle coperture, possiamo parlare anche di quello. Allora, in realtà ci sono un paio di domande lato sottostanti sì, che io direi, Pietro, magari possiamo eventualmente lasciare in un secondo momento, però perché non so, oppure non so se tu vuoi insomma eventualmente parlare del sottostante e poi eventualmente agganciarci un certificato. Sì, una è relativa a Saipem, ti chiedono quali sono i livelli che stai tenendo d'occhio a seguito ovviamente di quello che tu hai fatto con le operatività, con le tue operatività su Saipem. Un'altra domanda ci chiede su un prodotto, su un sottostante specifico su cui però noi non abbiamo strutturato, quindi questo magari se vuoi ti lascerei proprio all'ultimo, in ultima fase, che è su Popolare di Sondrio. E invece una terza domanda per il momento che è legata ad un prodotto, ad un nostro prodotto, che di una persona che era collegata anche ieri al nostro incontro di formazione, che ringrazio per essere sempre con noi, su questo magari risponderei io. Quindi direi, se tu vuoi appunto, non so, vuoi fare un'analisi di Saipem, puoi mostrare magari i prodotti e poi insomma diciamo che questa è la prima domanda. Non so se avevi già qualcosa in mente su Saipem oppure no. Ah, voglia, sai Riccardo, questa è la domanda che mi viene fatta più frequentemente. Chi mi segue, magari mi segue un po' sul mio canale YouTube, dove ogni giorno diciamo mi sono preso l'impegno di fare almeno un video. Chi avrà la curiosità di andare sul mio canale YouTube vedrà che è estremamente ricco, perché insomma l'impegno che mi sono preso è fare almeno un'intervista al giorno, un video al giorno, qualcosa del genere, e diciamo è il tema più gettonato. Io in tempi non sospetti ho dichiarato che sono assolutamente sconsiglio di acquistare titolo adesso che scende, anzi sono anche un po' in conflitto di interesse, e lo dico anche in questa sede perché l'ho detto anche in altri video, perché ho una posizione short sul titolo ormai da tempo, e i motivi sono, insomma, anche qui non voglio annoiarvi, diciamo, per chi non conoscesse il titolo, proprio in due parole, sa che è stato colpito da un brutalissimo profit warning nel quale tre lunedì fa ha anticipato il fatto che si è eroso un terzo del capitale, e quindi realmente è chiamata a un aumento di capitale proprio da codice civile. Questo è quello di cui sto parlando. Il titolo Morale alla Favola è passato da 2 euro a circa 1 euro di oggi, e di oggi batte 1 euro. È proprio, diciamo, tutto quello che ho scritto nel decalogo, quindi non prendere un coltello mentre scende, insomma evitare di andare sui singoli titoli e quant'altro. È un titolo sul quale sconsiglio di entrare long, a meno che non si vogliono catturare i velocissimi rimbalzi, che comunque, se vedi, sono sempre stati anche qui abbastanza
abbastanza fragile. Il tema, insomma, in due parole, che è atteso un aumento di capitale da circa 2,2 o 2,5 miliardi, e secondo me il discorso è questo, che i grandi investitori, piuttosto che andarsene a prendere adesso e dover poi tirare fuori altri soldi per un aumento che sarà evidentemente super dilutivo, andranno eventualmente a prenderlo in fase di aumento di capitale, magari arbitraggiando i diritti e quindi andando a prendersi un ulteriore vantaggio, e quindi hanno tutto interesse ad aspettare. Ulteriore elemento, ma su questo non voglio annoiarti, il tema che mi ha fatto aprire un'operazione short è anche legato al fatto che le mani forti, quindi gli investitori istituzionali, stanno violentemente shortando il titolo. Noi abbiamo un tool che fa proprio questo lavoro, cioè monitora i movimenti delle mani forti, cioè i titoli istituzionali, hedge fund che aprono posizioni short rilevanti, e anticipo che il titolo è proprio al centro dell'interesse di tanti investitori istituzionali che hanno aperto delle giganti posizioni short, e qui tendenzialmente, se le mani forti stanno scommettendo sul ribasso, evidentemente hanno più probabilità di essere alla parte giusta piuttosto che no. Quindi la mia strategia è uno short su Cyprium da tempo, un rimbalzo di brevissimo si può cogliere, ma sostanzialmente non mi andrei a impelagare, e se lo volessi mettere in portafoglio con una logica più di media aspetterei l'aumento di capitale. Tutto qua, sono stato abbastanza secco. Benissimo, benissimo. Okay. Grazie. Posso aggiungere, okay, non so se voi avete dei prodotti reverse su Cyprium. Allora, beh, guarda Pietro, allora io ti direi, fatta questa analisi, ti dico onestamente, a memoria non ricordo, perché come sai Pietro, noi abbiamo in quotazione più di 4.000 prodotti contemporaneamente o contestualmente, quindi non ricordo esattamente tutti i sottostanti su cui abbiamo magari dei reverse, però in realtà potremmo cercarlo insieme, quindi se tu vuoi è un qualcosa che potremmo fare, insomma, dalla ricerca prodotto, così appunto chi vuole eventualmente può imparare anche a maneggiare il nostro sito con più dimestichezza. Assolutamente, vado? Così facciamo anche una dimostrazione di quello che... Ok, allora banalmente magari lascio a te la spiegazione di un reverse bonus cap, che sicuramente sei più abile di me in questo, ma anche in altri. Ovviamente. Intanto vediamo se ce ne sono, ovviamente. La struttura deve... Ok, fatto, sono andato sulla prima menu attendito, il prodotto che mi interessa, e poi il sottostante, che è Cyprium. E questi che sono, vedo due prodotti, ma non credo che siano, sì, no, forse, quanto quotano? Beh, allora, ora questi quotano... Questi non sono reverse. Scusami, ti avevo perso, vai un attimo in alto, così, sì, sono reverse bonus cap questi, prova magari ad andare su uno dei due, probabilmente quoteranno già, ok, allora, reverse bonus cap 107,74, 108, al momento, ecco, quota già 108,5, diciamo 108,50, siamo fondamentalmente già a livello di quello che è appunto l'ammontare massimo del rimborso, quindi fondamentalmente è già arrivato, sì, perché è un prodotto che è stato emesso a luglio, come vedevi, insomma anche questo era già arrivato, e anche questo prodotto, perché è stato emesso a luglio, come vedi, Cyprium è da luglio è già abbastanza crollato, ha perso valore fondamentalmente rispetto appunto a quello che era il fixing iniziale, tale per cui il nostro prodotto si è apprezzato. Quello che si potrebbe trovare come alternativa, Pietro, poi ovviamente io ti indico questo, poi vediamo un attimo se un'alternativa che tu potresti trovare è o un turbo come prodotto, un turbo short, oppure anche un eventuale covered warrant, e in questo caso magari vedere che cosa c'è come disponibilità di sottostanti. Chiaro. Allora, quindi sono andato su turbo short. Sì, ovviamente, chiaramente in questo...
Ovviamente in questo caso, diciamolo, sono prodotti differenti come profilo di rischio, nel senso che i turbo, che siano in versione open-end, quindi il turbo open-end put, che siano in versione close-end, quindi come quello che va preso in considerazione Pietro, che è un turbo short, ovviamente sono prodotti a leva che vanno ad amplificare quella che è la performance del sottostante, quindi diciamo da maneggiare anche con cura, perché i prodotti a leva ci si fa fondamentalmente, diciamo, sono più rischiosi in quanto prevedono un meccanismo di stop loss che può comportare la perdita totale del capitale investito, a differenza insomma dei reverse e dei prodotti di investimento che sono prodotti a capitale condizionatamente protetto. Ho fatto tipi di scelte e ho visto e adesso sto scorrendo tutta la gamma del tipo di prodotto e quindi chiaramente c'è tutto quello che tutti i tipi di prodotti, quindi adesso l'ho fatto in ordine decrescente, quindi si parte dal turbo open-end, chiaramente insomma la gamma è piuttosto ricca e quindi insomma i prodotti che le mie faccio questo tipo di ricerca, cioè seleziono per aggregati di prodotto e quindi primi bonus cap, poi bonus cap cost off, cash cover, insomma verifico per ogni tipologia di prodotto sul singolo sottostante. Però ribadisco la mia posizione, insomma ci stai rimbalzino di brevissimo, però non è un titolo che onestamente mi andrei a mettere in portafoglio perché prenderlo sottamente capitale diventa per me abbastanza inconcepibile. Benissimo, benissimo. E, io non volevo distoglierti da quello che era, insomma. Come? Volevamo rispondere all'altra domanda sulla persona che faceva domanda sul singolo prodotto. No, Pietro, io direi, vediamo un attimo quelli che sono i certificati che tu avevi identificato anche per seguire magari una tua scaletta, insomma, che magari poteva essere diciamo aderente a quello che le tue regole, e poi rispondo io come Sì, integrazione volentieri. di esatto. Guarda, andrei veloce. Questo è un prodotto che abbiamo mostrato anche stamani in trasmissione. Banalmente l'intuizione viene dalla lettura dei giornali. Abbiamo visto stamane che c'è in Italia, ma in generale un po' in scia a quello che succede in Europa, un allentamento delle restrizioni alla mobilità fra paese e paese. Sostanzialmente dal 1 marzo, non so se hai letto Riccardo, ci sarà sostanzialmente molta più facilità per gli stranieri, soprattutto extra-UE, a venire in Italia. Non sarà più richiesto tutto quello che viene richiesto, quindi Super Green Pass, tamponi e quant'altro, insomma molto più semplice. Secondo me la direzione è un po' quella, perché adesso c'è un po' una lotta, no, fra diversi paesi che hanno un'attitudine turistica a cercare di calamitare i flussi turistici, evidentemente. Secondo me ci sarà un po' di revenge spending. Il revenge spending è quella pratica per la quale, come dire, tu dopo 2 anni che non viaggi non vedi l'ora di farlo e quindi magari insomma, appena adesso si prende un po' fiducia di nuovo nei viaggi e quant'altro, perché la pandemia, almeno percettivamente, sembra meno pericolosa, si tornerà a viaggiare come ai vecchi tempi. E quindi Air France KLM è effettivamente un titolo che potrebbe beneficiare evidentemente del ritorno dei flussi turistici, nonché quindi evidentemente delle rotte che verranno meno, che è stato anche molto volatile nelle recenti sedute, ha avuto un bello, come vedi, si prende il certificato tranquillamente sotto la pari. La scadenza non è che la scadenza è 15/9/2022, cioè diciamo a conclusione virtuale della stagione turistica estiva, quindi 15 settembre. L'idea di base è che, insomma, se lo scenario che ho in mente, forse anche con un po' di ottimismo, no? Forse perché anche io ho tanta voglia di tornare a viaggiare, che è una delle mie grandi passioni, potrebbe in qualche modo
insomma, far tornare quantomeno l'interesse sul titolo. Il tema qual è? È un po' quello che segue il decalogo. In questo caso non andiamo linearmente a scommettere su un rialzo di Air France, ma ci prendiamo tre scenari. Cioè il certificato paga, offre questo, questo rendimento che è 111,50, ovvero un rendimento del 12,23% nel giro di circa poco meno di 7 mesi, se sostanzialmente succedono tre cose. La prima è che Air France sale da questi livelli, la seconda è che quindi a scadenza il 15 settembre è più o meno su questi livelli o sopra, il secondo è che il titolo magari si mette in laterale, e anche se il titolo perde ma non del 31,90%, quindi non va a colpire neanche per un secondo, se non a barriera intraday, come ben indicato qui, la soglia di 2,75 e 73, considerando che adesso è 2,04, deve perdere circa un terzo del valore. Quindi in questo, con questo prodotto incassiamo un rendimento del 12,23% in 7 mesi, se sostanzialmente Air France non perde più del 32% da questi livelli, che insomma è uno scenario, insomma è uno scenario che ritengo non molto probabile. Questo non vuol dire affatto che non sia possibile, ci mancherebbe altro, però insomma mi sembra un prodotto con un buon rapporto di rischio rendimento. Ricordo che chiaramente non ci dobbiamo innamorare dei mercati che, negoziando in continua sul mercato regolamentato, possono tranquillamente essere liquidati prima della scadenza, credo che nel 15 settembre, essendoci un market maker che quota Bidask, e quindi se magari noi lo compriamo domani a 98 e fra qualche giorno è a 103, dico numeri a caso, ci accontentiamo per virgolette il 5% in poco tempo e liquidiamo la posizione. Chiaramente lo stesso vale anche per lo scenario ribassista, qualora le cose non vadano come uno immaginava, può tranquillamente liquidarlo prima della scadenza. Quindi struttura certo, semplice, scenario semplice, niente di che. Ah, ok, Pietro, allora su questo ti faccio io un commento sulla struttura del prodotto, e poi c'è una domanda che è legata al sottostante, quindi Air France, che però è comunque sempre legata e correlata al certificato. Allora, come funziona il bonus cap? Allora, come diceva Pietro giustamente, è un prodotto che prevede una barriera continua, ok? Al momento si acquista a 99,80, prevede una barriera continua, cioè vuol dire che è una barriera che viene validata al tocco in modo continuo intraday, quindi può essere validata durante qualsiasi giornata di contrattazione. Prevede anche una scadenza, e la scadenza è settembre 2022, quindi pochi mesi per la scadenza del prodotto. Ma come dicevamo, avendo una barriera continua intraday, questa barriera può essere violata in qualsiasi momento. Quindi come si comporta il prodotto di conseguenza? Nel momento in cui la barriera viene violata, ok, il prodotto continua comunque la sua vita, quindi giungerà a scadenza, che è settembre 2022. Una volta giunto a scadenza, allora in quel caso verrà verificato quello che è il valore di chiusura ufficiale di Air France, verrà ovviamente paragonato al prezzo strike iniziale, e sulla base di questo verrà definito quello che è l'ammontare del rimborso, secondo una formula matematica molto semplice, che è prezzo di rilevazione alla data di chiusura, quindi alla data di valutazione finale di Air France, diviso prezzo strike per 100. Questo, Pietro, ho voluto precisarlo perché molto spesso ci pervengono delle domande sulla modalità di calcolo del rimborso nel caso in cui la barriera sia violata, e quindi mi premeva sottolinearlo. Ovviamente in questo caso è uno degli scenari negativi dell'acquistare un bonus cap rispetto ad acquistare il titolo, in quanto giunti a scadenza fondamentalmente si beneficia di un rimborso tanto più basso quanto sarà più negativa la performance del sottostante, mentre gli scenari positivi di acquistare un bonus cap piuttosto che un certificato rispetto ad acquistare direttamente appunto il sottostante sono fondamentalmente
legati al fatto che se lo acquistassimo ora e Air France sino alla scadenza rimanesse in laterale, quindi non fondamentalmente non si muovesse per nulla, allora alla scadenza noi potremmo incassare il bonus, quindi incasseremo il bonus, così come stessa situazione si verificherebbe se Air France scendesse entro i limiti della barriera, quindi anche con un andamento negativo del titolo, noi comunque a barriera inviolata, ok, quindi non toccata, noi andremo ad incassare quello che è il premio. Quindi spieghiamo anche che cosa significa il payoff asimmetrico, Pietro, in modo da dare anche una visione appunto del prodotto. No, ma poi in verità, sì, scusami se ti ho interrotto, in verità diciamo, sono stato molto sintetico perché qui lo storytelling è piuttosto lungo, nel senso che c'è pending un possibile aumento di capitale che però è un po' diverso rispetto a quelli precedenti, insomma, qui adesso vi se volevo parlare di varie cose, non so se vale la pena approfondire, ma insomma su questo tema c'è tanto in rischio. Sostanzialmente c'è in vista un aumento di capitale che però è un po' diverso dall'altro precedente, che era un po' di salvataggio, no? Post-Covid, adesso sostanzialmente è un aumento di capitale che servirebbe, diciamo, in parte a restituire i soldi che lo Stato francese e quello olandese hanno dato a Franz KLM, ma insomma in qualche modo c'è anche bisogno, come dire, per far ripartire il business, quindi chiaramente questa è una storia un po' complessa, no? E quindi bisogna essere anche dotti del fatto che il titolo sostanzialmente è, insomma, potrebbe andare incontro a questo aumento di capitale, che però secondo me è molto diverso dal precedente. Quello era tipo di emergenza, no? Per superare chiaramente il periodo Covid. Questo qua potrebbe essere, come dire, una base per consolidare quello che è stato fatto nel passato e provare a ripartire così. Il tema è sempre un po' anticipare, no? E quindi... Certo. Questo è il motivo per cui... Guarda, esatto, in realtà ti dico la verità, la domanda che c'era pervenuta su questo certificato era proprio legata all'aumento del capitale, cioè come potrebbe influire sul certificato l'aumento di capitale di Air France. E quindi, su questo puoi fare tu un coefficiente di rettifiche e quant'altro, cioè, una domanda intelligente evidentemente. Esatto, no, è una domanda intelligente e ovviamente una domanda che si cala bene in quello che è l'utilizzo del certificato. E cosa succede? Per quanto riguarda i certificati, i cui sottostanti sono oggetto di aumento di capitale, c'è la rettifica, quindi avviene la rettifica di quelli che sono i parametri del certificato stesso, secondo fondamentalmente quelli che sono i parametri ufficiali comunicati dal mercato. Quindi i valori di strike e barriere sono appunto rettificati secondo il coefficiente K, il cosiddetto coefficiente K, in modo da mantenere la struttura invariata, insomma. Poi ovviamente c'è comunque un impatto sul titolo nel momento in cui c'è un aumento di capitale, però diciamo sono due storie legate ma slegate, insomma. Diciamo che la struttura del certificato rimane comunque invariata in quanto viene rettificato il tutto. E non so se vuoi aggiungere altro, Pietro, oppure... No, insomma, su questo magari poi se insomma la storia è un po' lunga, visto che mancano 2 minuti purtroppo alla fine, se vuoi andiamo anche a trattare gli altri temi, perché avevo preparato altre idee velocemente, insomma sarò molto rapido, poi se c'è bisogno di ulteriori chiarimenti sull'aumento sulla DC di Air France, quelle magari mi scrivono e quant'altro, sarò molto più veloce, perché come al solito tu mi prendi in giro che sono logorroico, però sai, quando sei appassionato di un tema, insomma, così, io sono così e sai, lo faccio con veramente con piacere questi webinar, quindi spesso sbraco nei tempi e mi scuso. Allora, struttura leggermente diversa. Qui ho immaginato, diciamo, un altro scenario, ovvero uno scenario che il conflitto magari in Russia, ai confini dell'Ucraina, non auspicabilmente, insomma, prende una piega militare, e in questo caso la domanda è chiedersi quali titoli potrebbero beneficiare di questo scenario, e in questo caso chiaramente i titoli presenti anche nel settore difesa, armamenti, elicotteri e quant'altro potrebbero in qualche modo beneficiare di questo scenario.
E quindi ho pensato molto più breve, perché parliamo in questo caso 17 giugno, che insomma potrebbe essere un periodo entro il quale si capisce insomma come andrà a finire o come si sta sviluppando la vicenda ai confini dell'Ucraina. Qui il prodotto è leggermente barriera, non è intraday, ma è continua. Quindi in questo caso si fa la fotografia alla Sì, non c'è. scadenza. No, ti avevamo Dimmi. perso momentaneamente, ti avevamo perso con la Ah, connessione audio. ok. Allora chiudo perché saranno ripartite le quotazioni. Sì, allora è quello effettivamente. Appena ripartono, è partito l'after hours alle 18 e quindi ci ha ricordato anche che abbiamo superato il tempo limite. Però se ti va, potremmo Vai, 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 assolutamente, vai pure. allungare qualche minuto. Morale a favola, l'idea è che se lo scenario di cui parlavo prende forma, titoli del settore, di questo settore chiaramente sicurezza, potrebbero andare a essere premiati. Nello specifico la barriera è discreta, quindi anche se andrà sotto 5,28, ma poi al 17,06 Leonardo sarà sopra questo 110,50, che vuol dire 1% in sostanzialmente 4 mesi, che annualizzato il 13,25%. Quindi anche qui strategia abbastanza semplice. Il tema è sempre lo scenario, no? Bisogna sempre partire dallo scenario. Se tu immagini e esposi uno scenario del genere, cioè di una situazione che va un po' a degenerare militarmente in quella zona del mondo, con scenario che chiaramente nessuno auspica. Però in maniera molto pragmatica bisogna anche cercare di sposare uno scenario con una strategia di investimento. Ultima, se per te va bene, poi lascerei alle domande. Prodotto totalmente diverso rispetto ai precedenti, li ho scelti tre categorie anche per spiegare poi le strutture che sono diverse. In questo caso parliamo di un cash collect, ball stuff. Il nome sembra comodo, ma in realtà è abbastanza. Guardiamo il prezzo che è molto sotto la pari e questo chiaramente potrebbe essere un vantaggio se scenario di una peculiarità. Offre, come è evidente dal sito, una cedola mensile e questa cedola mensile è incondizionata dello 0,65%, quindi prodotto adeguato a chi ha nelle proprie intenzioni di investimento quello di avere un rendimento periodico. Quindi questo prodotto offre 0,65 indipendentemente da quello che faranno i sottostanti, e anticipo che sono quattro, Enel, Eni, Intesa San Paolo e Leonardo. In estremi, la cedola viene pagata fino al 17/09/2024, quindi l'ultima non viene pagata incondizionatamente. E quindi però fino al 17 settembre 2024 incassate sempre 0,65 ogni mese a prescindere da quello che faranno i sottostanti, e poi Red Dead Redemption sarà nel 2024. Se nel 2024 tutti i sottostanti saranno sopra la loro barriera, che è il 70% dallo strike, quindi 4,86 per Enel, 7,83 per Eni, 1,73 per Intesa e 5 euro per Leonardo, il prodotto rimborsa 100 e quindi sostanzialmente il rendimento è dato dalle che sono incassate da qui fino al 2024, all'ottobre 2024, più il visto, quindi ben sotto la pari, e i 100 più 0,60, se effettivamente i quattro sottostanti sono sopra il 70% dello stack, evidentemente la barriera. Questo prodotto, per chi è adatto, in sintesi, e poi lascio a te, a chi immagina che dopo questa fase volatile, questa fase critica per il mercato italiano, i titoli guida, diciamo, i titoli che un po' rappresentano i settori principali, quindi utilities, energia, banche e industriali, possano insomma tornare a riprendere il cammino che diciamo nel 2021 ha caratterizzato andamento dei prezzi e quindi un cammino rialzista. Quindi per chi ha una visione positiva del mercato con una logica di medio-lungo termine, quindi parliamo di 4, e auspica avere rendimenti periodici che magari gli consentono anche di far fronte, che ne so, a delle spese fisse, no? Che ne so, se tu hai, che ne so, vuoi pagarti parte di una cosa a caso, di un mutuo con una
con un prodotto finanziario che offre un prodotto che offre un rendimento periodico, questo effettivamente sposa l'intenzione che hai. Poi chiaramente come i conti si fanno alla scadenza, ma non necessariamente, perché come sempre, solito discorso, non è detto che chi compra questo prodotto lo debba portare in portafoglio fino a ottobre 2024, ma se ne può liberare in corso d'opera dalle 9.05 alle 17.30, orari in cui il market maker è presente in Bidask, quindi può assorbire eventuali quantità che non si vogliono più detenere in portafoglio. Benissimo. Senti, bene, allora, sono stato abbastanza veloce? Sì, è stato velocissimo, ma visto che, come dicevamo, io e te non ormai si è creato un certo affiatamento e non condividiamo le cose in precedenza, ti confermo che mi hai dato un bell'assist per rispondere alla domanda della persona che ci segue, che ci ha seguito anche ieri. Quindi mi riprendo, Pietro, lo schermo, se posso, se ho il tuo permesso. Allora, mi riprendo lo schermo perché, appunto, come dicevo, mi hai dato un bell'assist perché hai parlato della stessa struttura di prodotto. Ci chiedevano fondamentalmente di rivedere un titolo visto nell'affrontato e consultato nel webinar di ieri con Michele Fanigliulo e Marino Masotti, quindi analisti di WebSim, che è appunto questo cash collect Worstoff su titoli cinesi, composto da Alibaba, Baidu e JD.com. Quindi codice ISIN DE000HR9UH44. Lo affrontiamo perché, allora, come vedi, ha un prezzo al momento di mercato che è notevolmente sotto la pari, ed oggi è appunto avuto comunque un andamento discendente, quindi ha perso circa da 85 a 83,90 euro, però ha una struttura fondamentalmente interessante, che è legata al fatto di essere un fixed cash collect, quindi diciamo totalmente uguale a quello che hai analizzato tu in precedenza. Quindi un coupon incondizionato di 80 centesimi, quindi che viene pagato mensilmente, una scadenza a settembre 2023, come paniere sottostante tre titoli, Alibaba, appunto, Baidu e JD.com, che fanno parte dell'e-commerce cinese. Quindi questa, come diceva Pietro, è una struttura particolare che fondamentalmente permette di incassare un premio indipendentemente dall'andamento del sottostante, è un premio di 80 centesimi, diciamo che può essere, come struttura di prodotto, può essere utilizzata per vari modi o per vari motivi. Uno, appunto, per crearsi una rendita costante, questa rendita può essere utilizzata appunto per vari scopi. Due, per pianificare eventualmente un recupero fiscale, un recupero di minusvalenze nel corso del tempo e non in affanno appunto negli ultimi mesi dell'anno, fondamentalmente è un prodotto che prevede una barriera diciamo discretamente profonda, posta al 60% del fixing iniziale, nonostante appunto Alibaba in questo momento sia il worst off, quindi il peggio comunque del paniere, in quanto perde il 31% circa. Diciamo che struttura identica a quella vista in precedenza, io non avrei altro da aggiungere, non so se Pietro tu vuoi fare un commento a questo, altrimenti giungiamo insomma ai saluti finali. Non vorrei abusare della pazienza di chi ci ascolta e magari poi si vuole vedere la Champions League stasera. Va bene. A me, allora, non mi interessa, diciamo, perché sono domani sul pezzo. Sono già in fibrillazione. Sei già in fibrillazione. Benissimo. Allora, partitone, Pietro, domani. Come? No, dico partitone domani. C'è Napoli-Barcellona. È una partita molto interessante. Quindi, dato che hai parlato della partita, così come abbiamo iniziato, chiudiamo il nostro webinar con lo sfondo azzurro. In questo caso diciamo non c'è più il sole perché sta tramontando,
Allora, io direi questo, e ricordo a tutti, perché l'ha fatto Pietro ad inizio webinar, per chi volesse ricevere le slide, basta scrivere a info@sstrader.com, giusto Pietro? .it. Ah, .it, pardon, scusami. Ma comunque credo che vada bene anche il punto... Vedi, è arrivato... Ecco, mi si vede in penombra. Ebbene, iniziato col sole. Vedi Pietro, parli tanto, è iniziato col sole. Ma mi prenderai in giro per mesi. Che... Cos'è che scherzo? Va bene. No, ti fosse interessato le slide, ovviamente, appunto, scrivete a Pietro e al team che vi assisteranno su questo. Abbiamo ricevuto molte domande, Pietro, prevalentemente legate all'analisi di titoli come Enel, materie prime, come oro, quindi noi purtroppo non riusciamo a coprire totalmente al 100% quelle che sono le richieste, ovviamente per limiti di tempo, quindi qualora appunto gli amici fossero interessati, io inviterei a seguirti su tutti i tuoi social, su tutti magari anche i tuoi siti, dove fondamentalmente sei sempre molto attivo ed eventualmente qualora potessi magari risponderai ma se vuoi, fra l'altro potrebbe essere anche tema del webinar del prossimo mese, oppure vedo che adesso questo è il tuo momento, vedo che hai sullo sfondo Investing Napoli, giusto? Sullo sfondo vedi. Ok, però mi hai dato l'assist, perché se vuoi posso accennare brevemente che fa circa un mesetto ci rivedremo, grazie a Dio, in presenza con un evento che sarà chiaramente qui su Napoli, e fra l'altro ringrazio con l'occasione Unicredit che sarà main sponsor, e devo dire questa è stata una cosa che sin dall'inizio, adesso diciamo è facile perché l'evento è sbocciato, è andato, insomma sta crescendo molto bene, però devo riconoscere che proprio agli inizi, quindi 8 anni fa, quando l'evento era proprio agli albori, c'è stata la fiducia di Unicredit, e quindi uno dei motivi per i quali è sbocciato per questo evento è cresciuto molto anche grazie alla fiducia di chi all'inizio c'è stato accanto, e quindi colgo l'occasione per ringraziare, e colgo l'occasione chiaramente per invitare tutti voi a partecipare, sarà un evento molto interessante, fra l'altro gratuito, quindi insomma assolutamente democratico, in cui si parlerà anche di questi temi che abbiamo accennato, e lo si farà con 50 fra i speaker più autorevoli in Italia, e quindi ritengo che sia una eccellente opportunità per chi ha cuore le sorti del proprio risparmio. Benissimo. Allora Pietro, scusami, rubo solo un secondo perché c'è una domanda sull'ultimo prodotto che ho presentato. Sì, è un worst off, confermo che è un worst off con cedole incondizionate. Io ho parlato di Alibaba, che era il peggiore del paniere, probabilmente questo ha creato un attimo di confusione, però le cedole vengono pagate indipendentemente dall'andamento del sottostante, nei fixed cash collect. Detto questo, Pietro, io ringrazio ancora te per darci la possibilità, insomma, di partecipare a questo evento dal vivo che si terrà appunto a Napoli. È sempre un'occasione per scambiare idee con chi ci verrà a trovare, e soprattutto per farsi conoscere dal vivo, che è sempre un'ottima cosa dopo 2 anni di incontri online. Detto questo, io ringrazio ancora, parto da tutti coloro che sono stati con noi questa sera, che sono stati numerosi e con un'ottima partecipazione. Finisco con te, che sei un graditissimo ospite e dai sempre tantissimi spunti di strategie, di prodotti, di mercato, quindi un ringraziamento a tutti per la pazienza e per la presenza, insomma, con noi. Grazie mille, buona serata. Buona serata a tutti. Ciao.